Campi Flegrei. La terra si muove e il respiro del vulcano cambia. Cosa sta succedendo a Pisciarelli? Ciao a tutti da Solfatara News. Se vi interessano i vulcani, i terremoti e i misteri della terra che si muove sotto i nostri piedi, seguiteci sul nostro canale YouTube, mettete mi piace al video e commentate qui sotto con le vostre opinioni. Siamo anche su Instagram, sempre con il nome Solfatara News. Negli ultimi giorni l'area dei Campi Flegrei ha ripreso a tremare. Sciami sismici continui stanno colpendo Pozzuoli, la Solfatara e tutta la caldera vulcanica. I numeri parlano chiaro. Migliaia di microterremoti da inizio 2024, molti dei quali avvertiti chiaramente dalla popolazione. Ma oltre ai terremoti, c'è un altro segnale che preoccupa, la fumarola di Pisciarelli. Noi di Solfatara News, che la monitoriamo ogni giorno, abbiamo osservato un cambiamento improvviso. Ieri la fumarola era quasi spenta. Nessun getto visibile, nessun fumo rilevante, una quiete innaturale. Questa mattina, invece, tutto è cambiato. Una colonna di vapore denso si è innalzata violentemente e non è più bianca. Il vapore è diventato grigiastro. Un segnale importante, potenzialmente pericoloso. Secondo gli esperti dell'INGV, un vapore che cambia colore può indicare la presenza di particolato, argille idrotermali o persino ceneri minute, tutti elementi che potrebbero anticipare esplosioni freatiche o altri fenomeni anomali. A peggiorare il quadro c'è il dato sul sollevamento del suolo, 15-20 mm al mese a Pozzuoli, con oltre 25 cm accumulati nell'ultimo anno e mezzo. Segno chiaro dell'aumento di pressione sotterranea, probabilmente causata dall'iniezione di gas e fluidi caldi nel sistema idrotermale. A tutto questo si aggiunge un altro dato in crescita, il tremore sismico fumarolico. Una vibrazione continua, generata dal passaggio del vapore nei condotti sotterranei. Anche la CO2 è in aumento, più di 600 tonnellate al giorno nella sola area di Pisciarelli. Valori che, secondo la vulcanologia, si riscontrano in vulcani in fase di risveglio. Presi singolarmente, questi fenomeni potrebbero sembrare normali, ma oggi si presentano insieme. Scosse frequenti, vapore anomalo, colore grigiastro, sollevamento rapido, tremore continuo. Tutti segnali simultanei. E questo cambia tutto. Situazioni simili si sono viste nel 2015 e nel 2019, ma oggi la pressione accumulata è maggiore e le rocce superficiali potrebbero essere già indebolite. I cittadini lo percepiscono. Molti parlano di scosse quotidiane, di nuove crepe nei muri, di una sensazione crescente di insicurezza. Il vulcano respira, ma in modo diverso, più agitato. Ecco perché la fumarola di Pisciarelli, col suo vapore che da bianco diventa grigio, non è un fenomeno qualunque, è un campanello d'allarme. Non parliamo ancora di un'eruzione imminente, ma è evidente che il sistema vulcanico stia entrando in una fase delicata. Quando un vulcano cambia comportamento, l'unica cosa da fare è ascoltarlo, documentarlo, condividerlo. Noi di Solfatara News continueremo a farlo ogni giorno. Seguiteci su YouTube e Instagram, perché il vulcano sta cambiando e ogni giorno può fare la differenza.